Cioè, ragazzi, Barella ha fatto un gol veramente incredibile. Cioè, noi secondo me questo gol l'anno scorso non lo vedevamo mai. Perché è vero che era un grande giocatore, ma al Cagliari, ragazzi, ne ha fatti di gol, ma uno così veramente nell'Inter è veramente un gol clamoroso, bellissimo e regala 3 punti alla squadra di Conte e in questo momento è prima in classifica, ragazzi, ora ormai non si fermano più, erano anche in svantaggio, come potete vedere, ragazzi, non sono a casa, mi vedrò anche il Napoli qui e poi ci vediamo dopo appunto col post partita. Ma ragazzi, Barella decisivo, regala 3 punti fondamentali per andare primi in classifica. Ora l'Inter è a 31 punti, quindi con 10 vittorie, un pareggio e una sconfitta, direi assolutamente non male. E alla fine possiamo dire, ragazzi, che è una vittoria meritata. Perché nel primo tempo l'Inter ha avuto difficoltà, abbastanza, ed era anche in svantaggio con il calcio di rigore di Verre, che è stato messo giù, ragazzi, e poi arriva appunto il gol 1-0. Poi nel secondo tempo un Inter che ci ha provato fino alla fine, ovviamente doveva fare lui la partita, perché stava in casa, doveva provare a vincerla. E ce l'ha fatta, ragazzi, dopo pali, ma c'è stata anche sì una traversa di Brozovic, traversa piena no, però nel primo tempo una traversa di Brozovic, però l'Inter che ci ha provato fino alla fine l'ha sfondata, arriva l'1-1 da parte di Vesino, grandissimo stacco di testa in mezzo e poi arriva con il cross di Lazzaro, se non ricordo male, sì, il cross di Lazzaro, bello di testa, veramente Vesino ha segnato anche nel Borussia Dortmund. Veramente, ragazzi, con Conte si scoprono tutti i giocatori. E poi arriva, ragazzi, grandissimo gol di Nicolò Barella da fuori area, ragazzi, veramente incredibile. Chapeau per lui e chapeau per l'Inter che ora in questo momento è prima in classifica con 31 punti. La Juventus domani dovrà giocare contro il Milan ed è a 29. Stasera, ragazzi, dobbiamo almeno farci sentire noi, almeno andare a 21 punti a provare a fare qualcosa. E ragazzi, che dire, comunque una vittoria direi strameritata. E intanto qui passa la gente, vabbè, chi se ne frega. E Conte, ragazzi, sta facendo un lavoro veramente ottimo. Però l'unica cosa che io posso dire è che veramente è un piangina. Ora non si lamenta che ha vinto contro il Verona, non si lamenta dei giocatori, però col Borussia Dortmund, quando vince o quando perde, diciamo quando pareggio perde, si inizia a dire, vabbè, ma la squadra o non la squadra. Adesso non dice nulla, l'unica cosa di Conte è questa, che non sa perdere, però sta facendo veramente un ottimo lavoro, ragazzi. Io non ho nulla da aggiungere, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi, un bel commento se non volete, non fa nulla. Sempre e comunque Forza Napoli, ragazzi, ci vediamo dopo. Fa un freddo veramente cane e a dopo.